Ecco, lei ha appena pagato il pieno, sì. Ha notato un aumento del prezzo? Sì, del 50%, pagavo 9 euro invece 16 euro. E la sua auto l'aveva scelta a metano per risparmiare o per un altro motivo? Sì, certo, per risparmiare e per essere più ecologici. Ed oggi? E oggi la risceglierei, però il cambiamento l'ho visto, sì. Una sorpresa per lei questa mattina? Sì, sì. Un rialzo improvviso del costo del metano ha colto tutti di sorpresa, in particolare gli automobilisti e coloro che hanno deciso di investire in un impianto a gas con l'obiettivo di risparmiare e adottare uno stile di vita più ecologico. Ora le associazioni di categoria promettono battaglia per cercare di riportare i prezzi a livelli accettabili. Infatti, come denuncia Federmetano, l'aumento repentino ha spinto il suo valore verso cifre che nessuno avrebbe mai immaginato. Ma quello a cui stiamo assistendo in questi giorni potrebbe essere solo l'antipasto di una crisi energetica. E l'allarme è lanciato da più parti, vuole tutelare un comparto che ha già vissuto una situazione difficile a causa delle conseguenze provocate dalla pandemia. È vero che oggi il gas costa di più sia della benzina che del gasolio? Sì, oggi attualmente il prezzo del gas metano è salito tanto da arrivare al prezzo della benzina. E da cosa deriva questa improvvisa impennata? Da informazioni che ci giungono, sia da fonti sindacali tipo Federmetano o dai mass media, praticamente la grande forza energivora da parte del sud-est asiatico, Cina e Russia in primis. E quanto durerà questo aumento? Crescerà ancora il prezzo secondo lei? Le prospettive non sono più rose, probabilmente arriveremo verso a cavallo della primavera, perlomeno così ci dicono. Fino adesso gli operatori del settore hanno sorbito quello che è stato l'aumento, fino ad arrivare ai primi di ottobre dove hanno dovuto sforare e comunque aumentare i prezzi. Oggi secondo me non è ancora finita, qualcosa dovrà salire ancora, perché abbiamo già visto che gli ultimi giorni di settembre comunque il prezzo, la domanda era maggiore di quello che era l'offerta. Avete già avuto o sentito delle lamentele? Beh, il discorso delle lamentele sicuramente alla pompa ci sono, il gestore comunque deve far fronte insomma quotidianamente a lamentele o rimbrotti da parte della clientela, ovvio, questo sicuro. Quello che ci aspettiamo dal governo sicuramente non sono tanto degli aiuti localizzati o comunque una tantum, bensì diciamo una revisione di quella che è la politica energetica e riprendere in mano il discorso del metano sia in forma di sostenibilità che di transizione energetica. Il metano, soprattutto nella sua forma biometano, rappresenta un carburante alternativo estremamente pulito, con un profilo sicuramente sostenibile. Di conseguenza noi crediamo nel metano, tanto è vero che abbiamo investito anche nel discorso del metano per i camion, un'eccellenza praticamente solo italiana, visto che siamo in Italia opera Iveco, e sicuramente diciamo, l'Unione Europea prevede per quanto riguarda il trasporto pesante l'utilizzo del metano liquido. Ha notato anche lei l'aumento? Molto. Sì. Se, poi qui costa così, ma d'altra parte anche 2 euro, eh? Vabbè. Come ho sentito dire, perché io sono di Marotta, ma non ancora, capito? Da quanto tempo ha l'auto a metano? Dal 98. E ha mai visto un prezzo così alto? No, mai. Cosa ne pensa? È grave, penso che è molto grave qua.